Ciao ragazze, benvenute o bentornate sul mio canale. Oggi vi mostrerò come effettuare un refill su un baby boomer rifacendo il baby boomer. Quindi se una cliente la volta prima ha già fatto un baby boomer ma lo ama così tanto che lo vuole rifare, vi faccio vedere come appunto farlo. È semplicissimo, perché avendo già la struttura fatta bisogna semplicemente alzare un pochino il colore e aggiustare l'apex. Quindi io direi di iniziare con la dimostrazione. Per prima cosa bisogna togliere il colore precedente, chiedere alla cliente se si vuole accorciare. Io in questo caso non andrò ad accorciare l'unghia, ma con questa punta vado semplicemente ad eliminare tutto il colore. Ve la straconsiglio, perché avendo questa forma conica riuscite bene a ad avvicinarvi al giro cuticole, quindi a giri massimi, quindi alla massima velocità, vado a togliere tutto il colore. Una volta eliminato il colore, ovviamente si parla di baby boomer in struttura, prima non ve l'ho detto, cioè la cliente vuole proprio mettere un colore, quindi rifare un refill ma non vuole il baby boomer, dovete togliere tutta la struttura, altrimenti si vedrà la differenza di colore. Io ho anche spinto un po' sulle cuticole, insomma ho fatto la dry manicure per intenderci, anche se non ne avevo bisogno, perché come vedete non ho neanche ricrescita, ma volevo mostrarvi come effettuare un refill appunto su struttura di baby boomer. Comunque a questo punto ho anche opacizzato la struttura, vado ad applicare i preparatori. Il primo che applico ovviamente è il Nail Prep. Su refill lo si può utilizzare anche solo su il giro cuticole, ma io in questo caso lo applico su tutta la struttura. Asciuga all'aria, quindi ci mette tempo 2 secondi ed è asciutto. Poi primer non acido. Bisogna fare attenzione a non toccare le cuticole, altrimenti si creeranno poi dei sollevamenti. Ed infine applico la base. Vado a mettere un goccino di base e la vado a massaggiare bene con un pennellino. La base si massaggia perché deve penetrare bene nell'unghia. Proprio dovete proprio vedere questo effetto così rigato, insomma. Dopo averla stesa, vado in lampada per 60 secondi. A questo punto prendo una pallina di gel bianco, in questo caso si chiama gel baby white di Royals, della linea Royals. Prendo una pallina che può essere tanta così, ma poi tanto me la vado a ad aggiungere nel caso, sicuramente me ne servirà un altro po', quindi vado già ad aggiungerne sulla punta.
e vado a alzarmi quel che era il mio baby boomer. Se dovete invece fare la struttura, perché in questo caso appunto è un refill, quindi vado ad applicare semplicemente il secondo prodotto, insomma quel che è il prodotto per la bombatura, per intenderci, del bianco. Invece, se volete proprio farlo da capo il baby boomer, se volete proprio se dovete fare proprio la struttura, dovete utilizzare, o almeno io utilizzo, ve lo consiglio, il Gel Milky Sculpture, che è questo qua. Vi faccio vedere anche la consistenza, già che ci sono, come si presenta. È assolutamente bianco. Aspetta che pulisco il pennello. Allora, e ha questa consistenza. Rimane più trasparente rispetto al gel baby white, appunto perché si può, cioè con questa si fa la struttura, non solo per il baby boomer, ovviamente si possono fare anche strutture e lasciarle lattiginose. Quindi per il refill, appunto, come abbiamo detto, gel baby white, e come potete vedere lo sto applicando a sorriso, perché in questo modo viene un bell'effetto sfumato e non proprio il distacco tra i due colori. Perché una volta limato si vedrà un bell'effetto sfumato. Quando sono soddisfatta di come l'ho messo, insomma, della quantità di bianco che voglio dare poi alla mia sfumatura, lo tiro un pochino indietro in questo modo, appunto per sfumarlo bene. Così. In questo modo, e metto in lampada per 60 secondi. A questo punto dobbiamo effettuare la bombatura con il rosa. In questo caso vado ad utilizzare il Softicover Gel, ma si può benissimo utilizzare anche l'acrygel. E così. È molto molto liquido. Con questo si fanno delle coperture davvero molto molto belle. Comunque, io ne applico sempre una pallina in questo modo e lo vado a lavorare. È molto molto liquido, quindi bisogna lavorarlo abbastanza in fretta, altrimenti cola un po' da tutte le parti. Ecco, faccio magari un po' di zoom. Comunque, quando siete poi soddisfatte, lo mandate in lampada per 60 secondi. Perfetto, a questo punto sgrasso e vado a limare.
Quindi ragazze, questa è l'unghietta terminata, spero vi piaccia. L'ho sigillata con questo top senza dispersione. A me onestamente mi piace tantissimo in quanto è proprio sfumata molto bene, secondo me, affusola proprio la mano. Se anche a voi vi piace, fatemelo capire tramite un like. Vi invito a seguirmi anche su Instagram e TikTok. Se vi va, andate a vedere anche i miei video precedenti. Io vi mando un grosso bacio e vi aspetto come sempre nel prossimo video. Ciao!